Popolo di YouTube, bentornati, ben giunti in un nuovo video, in un nuovo commentary. Oggi commentary. Ho cambiato qualcosa nella impostazione del video. Ho tolto la doppia webcam. Cioè, metterò la mia webcam sopra la mia vecchia webcam. È un consiglio che mi avete dato. Non so se vi piace, fatemelo sapere. Se volete vedere ancora le mie reazioni di quando giocavo la partita. Nei commenti, doppia webcam o mono webcam, fatemelo sapere. Questa è una partita con Deathwing Deathwing che... Non è malissimo Non è malissimo C'è gente che dice ma è mai stato nerfato Ratpack E quindi Deathwing è stato nerfato In realtà Il nerf a Ratpack Forse è un buff Perché dal momento in cui eh, era due stelle Ratpack era un pezzo troppo forte Cioè era forte per tutti a qualsiasi, Per qualsiasi situazione Quindi se trovavi Ratpack bene Ma se non lo trovavi... E lo trovavano gli altri. Adesso con Ratpack A3 in realtà Rappack non è un pezzo forte. E quindi la gente tende a non prenderlo. Tu sei Deadwing, lo prendi lo stesso e guadagni. Quindi, attenzione, Ratpack, cioè Deathwing è stato buffato dal nerf a Ratpack. Detto questo, secondo me, di nuovo Deathwing è meglio se mancano le bestie. In questa partita mancano le bestie. Poi vi spiego in depth perché in depth. Death, Death. Eh, tra parentesi, sì, la prima partita del giorno Ed eccoci qua. Ed eccoci qua. Facciamo partire. Come vedete, Deathwing tra quegli eroi è assolutamente il migliore. Eh, Elis, Araxus e Tess. Schifo, schifo, schifo. Quindi, Deathwing senza alcunissimo problema. Apre un tracker in ritardo. Come, quelli, come gli streamer forti. E go! Perché vi dicevo, bisogna cercare di evitare le, eh, di giocare Deathwing quando mancano le bestie? Che Sembra controintuitivo, no? Perché di bestie hai idea, hai Rappak appunto, hai robe che spawnano, eh, quindi dovrebbe essere meglio giocare con le bestie. Invece, secondo me, è proprio tutto il contrario. Innanzitutto qua abbiamo trovato il Mullock molto felice. Ma perché è meglio il contrario? Perché tanto tu vuoi più... Tanto la build, diciamo, efficiente la fai. I pezzi efficienti per Deathwing li prendi. Prendi i robot, prendi i mech... Prendi pezzi con Cleave, prendi pezzi con Rebound, insomma prendi i pezzi che spawnano. Ma li prendi a prescindere se ci sono bestie o no. Di contro gli avversari non prende cioè, prenderanno i pezzi che spawnano con Rebound, eccetera, se sono efficienti per la loro build. Bestie ha tanti pezzi che, che tornano, no? Che spawnano. Ratpac, Lupo, Savanna, Idea Sono tutti pezzi forti Sono tutti pezzi forti contro Deathwing Quindi più che eh, Avere la possibilità di prendere pezzi buoni te eh, Con Deathwing devi avere Devi massimizzare la possibilità che gli altri Facciano build poco efficienti contro di te E le build poco efficienti contro Deathwing Sono Murloc Perché è solo stats Murloc Demoni, perché sono stats demoni, e pirati, perché sono stats. Quindi, eh, più che capire cosa c'è nel pool, devi stare attento a cosa manca. Se, cioè, se una di queste tre manca, magari puoi pensare, cioè, Deathwing mi cala. Non diventa ingiocabile, ma mi cala. Quindi qua mancava bestie, vado pulito. Deathwing io credo che soffia se mancano i robot più che altro perché i robot sono poco piccati e invece per te hanno molto valio questo è 2 e 3 mm, ho frizzato il, il tide hunter volevo la coppia tanto vale vale una coppia e va bene così qua vendito che ne compete uno direi che l'inizio è clean cosa comprare secondo me è meglio la protettrice del kanguro bot leggermente perché magari ti protegge qualcosa più avanti nella partita Dovete considerare che questo pezzo un po' mi rimane, quindi vedete che, cioè, ci sto pensando, ma alla fine quello è. La cosa buona poi della 3-1 è che adesso alla fame io darò se per forza il, il token, cioè il, il tokenino Murloc, quindi è ottimo. Perché ho 3-1 di shield. che non muore sul primo attacco. Se in realtà avessi messo la canaglia al primo posto mi avrebbe rubato la 1-1 di shield, però... Anche della 1 Divine sheet se ne fa davvero poco. Comunque, turno 3 perdiamo da, De da Raffam. Peccato, perché in realtà eravamo abbastanza forti. Avremmo battuto probabilmente tutti. E invece... È andata così. Andiamo a vedere cosa troviamo a turno 4. A turno 4 troviamo... Mm, non è uno shop bellissimo. Perché lo spawn non è forte su Deathwing. È ok. In realtà. Um, però non è forte. Mm, qua io credo che comunque sia spawn. Esatto, spawn di main shield. Mettiamo un altro divine shield, mettiamo massa. E lo spawn a un certo punto lo toglieremo. Quando, una volta che abbiamo tolto tutti i pezzi inutili, cioè i pezzi vanilla come i murloc, poi si toglie lo spawn. Quindi non è diciamo con Deathwing lo togli prima che con, te, con gli altri che con gli altri eroi lo spawn. Perfetto. Perfetto, abbiamo vinto. Tutto bene, tutto perfetto. Allora noi dobbiamo salire. Dobbiamo salire questo shop è bruttissimo bruttissimo, eh, ha senso rollare qua? Secondo me in ogni caso no. Cioè, fare un roll lì ti mette in una condizione di se trovi qualcosa di buono davvero è ok. Ma se per caso missi il roll, hai perso tanto. Hai perso dei soldi perché quel, quel roll pullante, comunque quella quattro, quel 2-3 è una moneta, e quindi eh, in questi casi, in questa occasione, è sempre meglio comprare. Cioè, voi comprate e fullate la board alla fine è un soldo quello che state comprando. Se voi fate roll. Rischiate di perdere diversi soldi. Rischiate di prenderne 4. Perché i tre del, dell'acquisto, l'uno della vendita. Quindi secondo me lì il roll è proprio proprio sbagliato. Di tanto. Una cosa che spesso fanno i giocatori nuovi è appunto rollare quando ci sono pezzi sullo shop mm, medi. E all'inizio all'inizio, ragazzi, comprate, 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 comprate. Qua siamo molto forti. Molto forti rispetto all'extrasa Siamo anche contenti di aver incontrato l'extrasa che, che non è un champion che gli early game, diciamo. Eh, è potente quindi quindi clean, così, no? Vinta! Vinta anche questa. Rimaniamo a tanti, tanti punti vita e questo è buono. Mh, però adesso dobbiamo migliorare. Dobbiamo trovare il Mac 32, il Deago 2-1. Sono i pezzi chiave. Oh, interessante. Intanto è arrivata una sub. Bravo col il Grazie della sub. Um, allora, qua si potrebbe. Eh, infatti mi piace, mi piace Budi come giochi. Ho livellato, ho livellato perché tanto. La tripla A4 non è un granché. Considerate che manca Idea, quindi, eh, quindi mancano le bestie. Idea e Savannah, che sono forse i pezzi migliori per Deadwing a Taverna 4. Non ci sono. Perciò la tripla è mediamente inutile. Quello che posso fare è o fare la A5, la tripla o addirittura 6. Ora fai la 6. Ehm, prossimo turno. Vorrebbe dire: Vendo 3-1. Vendo 4-3. Compio. Compio. Murloc. E faccio la tripla 6. In realtà, secondo me con Deadwing è una giocata che si può fare. Perché nel caso in cui tu trovi barca. Travi gas spoiler. Comunque quei pezzi ti caricano. Cioè te la fanno vincere da sola. La, te lo fanno vincere da solo il fight. Se, mentre con altri champion, con altri mh, personaggi, non, non è sempre così, con, uh, con Deathwing è, succede abbastanza spesso. Qua perdiamo. Abbiamo un pezzo in meno, ma ci va bene. Ci va super bene. Abbiamo anche quasi pareggiato. Ah, D'altronde, noi abbiamo livellato lui. No, quindi, no, in realtà, aveva livellato anche lui, ma è più forte di noi. Vediamo. Ok, si livella o non si livella? Oh, non ho livellato. Non è detto, potrei anche livellare ancora. Sapete che qui livellare non era malissimo. Ora che la riguardo, il level up non era malissimo. Vedete perché poi a 5 missi. Cioè, io qua, se avessi trovato Bran, chiaramente sarebbe stato Naz. Perché trovare Bran così early. Anche con Deathwing, che magari lo sfrutta un po' meno. Ehm. Um, è troppo forte. È tanto tanto forte. E quindi. Quindi è importante. Comunque la tripla, cioè, missandolo è. è, è tremendo. Ho trovato un'alt pegal. Che qualche goldino lo dà? Speriamo. Nath pegel con Deadwing dovrebbe fare qualcosa. Questa è un'altra tripla. E eh, vabbè, l'altra tripla la facciamo adesso, dopo. Potrebbe neanche quella che baffano con i pirati. Ne ho comprati due. Ma avete i di 6 secondi? 4? 3? Oh, bravo, bello il, il, il veleno. Il veleno mi piace assai. Ok, un buon turno alla fine. Cioè, abbiamo dato il veleno a un pezzo eh, che, diciamo, abbiamo reso quello occulante È un pezzo che tireremo in campo. E poi abbiamo un adpegel che, che magari ci dà qualche pezzo buono. Speriamo, vediamo un po'. Il primo è un costo del tempo che, vabbè, ok, è un poco più di una moneta. Quindi va bene. Alla fine è ok, poco più di una moneta. Lo accetto. E qua perdiamo e prendiamo un bel po' di danni. Purtroppo, qui lo avevo messo in conto di, di prendere danni, eh, non ero forte. Lo sapevo, non ero forte. Però c'è la tripla lì, la tripla lì ci permette adesso di level up e, e comprarla e andare a prendere 3 6 Speriamo di trovare qualcosa di buono. Qualcosa che ci crede. Forse Gascoiler è il pezzo migliore, non c'è Gascoiler la scelta tra Eliza e Baika. Io credo che con Deathwing qui la scelta non esista. Si prende sempre Baika. Baika mm, non è broken? Non è broken in questa eh, ma con Deathwing è molto forte. Con Deathwing ti permette di diciamo di stare salvo, tranquillo, almeno due turni sono tranquillo con quella Baika in campo. La mettiamo and go. Ora il problema della situazione di questa board è ma come step up? Cioè, come divento più forte? Perché Natpegol mi perde forza, tra poco. Eh, la 9-5 Mullock è inutile, la 5-4 Dragon è inutile, lo Spawn of Zot è inutile, la 4-2 Divine Shield sta perdendo forza, tra poco. E quindi anche la Valk perde forza tra un po' perché non riesco a baffarla. Quindi io devo trovare una via, devo trovare qualcosa. Devo trovare un Bran, un boh, degli Amalgadoni, mh, delle Triple. Perché è, molto, è la situazione difficile del gioco. Ogni spesso e volentieri si arriva a questa situazione e poi non si riesce ad andare oltre. E, e questo invece è importante, riuscire a trovare il qui da questa situazione. Qua prendo un'ottima vedetta. Ottimissimo, vedete da pegel. E come vedete, la barca ha fatto il suo Qua la barca ha fatto il suo ha vinto praticamente la barca. Non so neanche se ho vinto. Eh, sì, pareggio. Era close questo fight. Con la barca in campo. Quindi io qua ho la sensazione di dover migliorare molto. Quell'uovo è un'opzione, secondo me, quello è un'opzione. Bravo buddy. L'uovo lo devo prendere è forte potrebbe farmi andare verso qualcosa anche Deagro è buono Muriozond specie eh, è Deflectobot purtroppo qui Muriozond probabilmente va preso baffiamo il Deagro bravo giusto baffare il io c'è con Bean uh Menes Menes è il pezzo chiave per Deathwing. perché non solo mette token non solo ti dà pezzi, cioè ti dà tre pezzi che sono tra i 3 e 1, quindi sono anche forti. Ma mh, non occupa spazio. E quindi è assolutamente ottimo. In più, su Deviabot è bellissimo. Noi stiamo swapando Mac adesso. Abbiamo fatto lo swap Mac e siamo riusciti a. Mh, ad andare verso qualcosa. Come vedete, secondo me al momento si vende 9,5. Sì. Nonostante sia una 11-7 in realtà, perché la posso baffare con, con Gorgoglio, lì si vende la 11-5. Lì c'è un'altra minaccia, che è molto buona. Qua il pensiero è se sì, giocare Gorgoglio, perché non ha molto senso giocare Gorgoglio. No, rendere il minion con veleno invece che 4-3, 6-5, cambia praticamente nulla a sto, sto punto della partita. Eh, buon turno! È stato un turno di transizione, eh, che però ci ha dato una via. Quindi assolutamente ottimo. Assolutamente ottimo. Um, siamo forti abbastanza? Non lo so. Quella la 1411 11 un po' pesa. Ho bisogno di tenere bene. Purtroppo qua mi colpisce. Uh, nat pegoli, Io ti do male lì. Uh, mi serve la barca che faccia cose importanti. Uh, attenzione, uh, amalgadone. Ok, cioè anche Pirata 41. Dovrei vincere. Sì, sì, vinco. Vinco. Sempre al pelo, come vedete, non sto vincendo di molto. Però vinco. Buono. E adesso, però. Perché un altro problema di questa partita è: eh, vedete, che sono sempre nella condizione in cui, per adesso per migliorare, devo vendere pezzi importanti. Cioè, secondo me, il prossimo pezzo che vendiamo è Nut Pagol. E poi il veleno, la barca, la 4-2. Ho livellato al 6. Wow, che giocatore. Bello il level up al 6. Aggressivo il level up al 6. Con il level up al 6 mi è piaciuto. Non, non, non mi ricordavo di averlo fatto. E... effettivamente è buono. Perché tanto al 5, no? A taverna 5, come impievo la Void? Io devo togliere Natpegol, che è una 12-7. E non ci sono tantissimi pezzi fino a Taverna 5, Naked, cioè non baffati, che migliorano Nutpeggle. E quindi a sto punto livello. Livello vado a cercare Amalgadone, vado a cercare anche Kangor, l'apprendista di Kangor, Gascoiler, un'altra barca. Queste robe qui. Ci sta il level up. Mi piace. Mi piace. Guardate che il level up al 6 è un po' aggressivo ogni tanto. Ma si può fare, non lo disdegnerei. Prima un tempo non si faceva quasi mai. Adesso con Amalgadon si fa più spesso. Mieti nemici laggiù, bravo, bel positioning. Ho fatto un gran bel positioning qui. Il trade con la 11-4 è bruttissimo. Il suo scudo di vino è bruttissimo, ma tanto io lo vado a togliere immediatamente. È close, buono quel cleave, buono questo trade. Questo fa un po' schifo. Questo anche fa un po' schifo. Vediamo la barca. Barca, dacci una gioia. Eh, ce n'è data di gioia. Quella è un Elise. Ehi, hey, Eliza. Quella è un Eliza. Very good. Eliza più canaglia. Very good. Dovrebbe bastare, no? Sì, basta. Basta e avanza. Potrei addirittura uccidere Maiev. Sarebbe un gift incredibile. No. Non l'abbiamo ucciso. È stato fortunato. Possiamo dire che è stato fortunato? Come vedete, però, noi non stiamo vincendo perché siamo forti sulla board, ma perché gli altri... Non hanno build efficienti. Questa Magieva è una board molto più forte della nostra. Però ha build grossa. Semplicemente pezzi grossi. E contro di noi, Deathwing. Ehm, noi, Deathwing, ci giochiamo molto bene contro quella build lì. Vediamo Bran e Bean lo prendiamo. Guardate quanto è forte Bean in questa patch. Che si prende anche così late. Lo prendo tanto perché ho pezzi che posso buttare. Io posso buttare. 8-3-4-2 scudo di vino. O 8-3-5-2 scudo di vino. Uh, oppure ho i barca addirittura perché la barca adesso mi perde, mi perde value. Um, la, la possibilità di trovare Malgadone è alta. Qui perché siamo a taverna 6, abbiamo grande vedetta, adesso la vedetta può discovare anche Malgadone. Eh. Attenzione. Quindi, noi cerchiamo per lo più quello. Uh, rollo fino a uh eccolo. E mm, poi vedente. Um, potrei anche prendere Diago 6-4, che non è male. Sì. Ho rollato fino ad aver trovato... Fino a trovare qualcosa. E questi sono buff importanti, eh. Perché adesso abbiamo Brand in campo. Andiamo di Moro Magari ci dà qualcosa di buono. Schifo. Ah, i miei nemici. Interessante. Taunt? Vorrei Taunt. Qualcosa coso, Eh... Era importante dare Taunt al... Amalgadone è venuto fuori perfetto. Eh, scudo Divino. Veleno. E... Vabbè, Wind è inutile. Per scudo di e veleno, è tanta tanta roba. E adesso. Adesso abbiamo un late game. Adesso assolutamente abbiamo un late game. Dobbiamo sempre capire. Comunque in ogni situazione, anche in questa in cui abbiamo qualcosa, stiamo andando direi bene. Mh, come migliorarla? Dovete sempre pensare quando state andando late game Come io posso migliorare la mia board D'ora in poi Cosa? Qual è il pezzo da buttare? In questa board qui Qual è il pezzo da buttare? È già Behan il pezzo da buttare? Oppure possiamo buttare un altro pezzo E giocare qualche altro battle che hai? Perché? I primi due non si possono togliere Mac Mac e spawn a Mac cioè, Deviabot e Uovo non si possono togliere Amalgadone, ovviamente no. Diago, ovviamente no. Vai, Kai Muillock, forse sì. Vi ho trovato un altro Muro Muro è gratis quando avete Bean, quindi fatelo. Non, non fatevi domande. Ho buttato via la bike senza pensarci un secondo. Ci sta, giusto? Quello è un secondo Bean. Budi, quanto sei gridi da prendere quel secondo Bean? Allora, il secondo Bean, ve lo dico, ehm, spesso si evita. Cioè, prendere il secondo bian. E... Non è fuertissimo prendere il secondo bian. Qua non trovo Amalgadone, ma trovo una tripla. Speriamo di trovare Amalgadone dalla tripla. Upp, upp. Niente. Kangor o. Um, la barca? Qui era close tra Kangor e Barca, in realtà. Eh? Perché Barca gli dovrebbe spawnare Amalgadone, cioè eh, Kangor dovrebbe spawnare Amalgadone e uovo. Forse era meglio apprendista di cango di barca? Buddi del passato, ricordatelo. Il fatto è cosa vogliamo mettere qui come ultimo pezzo? Eh, vogliamo i miei nemici o vogliamo la barca? Come la barca. Non ho visto cos'ha, perché se, se ho paura di incontrare un. Um, un barone. Allora prendo i miei nemici. Metto i miei nemici Cioè se dall'altra parte Ora non ho visto Che tagga l'avversario Però se pensate che dall'altra parte Ci possa essere un barone Vedete che c'è un barone um, Se pensate che dall'altra parte Ci possa essere un barone Una build con barone Allora prendere i miei nemici È ottimo con H Deathwing Anche naked Perché va 8 di attacco E shotta barone Quindi è un'opzione È assolutamente un'opzione Odio terribilmente Imp Mama Sapete che è uno dei pezzi Che odio di più perché ah, cioè, è proprio I roll spesso e volentieri. E... e non mi piace Imp Mama come pezzo. Secondo me andrebbe cambiato, reworkato, reworkatemi Imp Mama. Comunque siamo più forti di lui. Prima molto. Questa cosa del del, um, della, del, del. del cleave è importante, ragazzi. Eh. Pensateci, qua abbiamo vinto perché abbiamo ancora Rayborn. Vittoria Easy, e questa è top 4. La void c'è, la void c'è da quando hai una amalgadone scudo divino, veleno. Diciamo che sei tranquillo di fare top 4. È difficile non fare top 4. Tanto caso, su saba per 31 mesi. Incredibilmente. Oh, questo è un bello shop! eh. Qui abbiamo la 4O4, 4, cioè la scudo divino, che può andare sia su uovo che su fore e E il Buffy Taunt. Hmm, c'è anche il gatto qua. Qua potremmo vendere qualcosa. La questione è. Siamo contro il morto. Abbiamo Bean. Abbiamo Behan. Possiamo o vendere Bean. Quindi fare la finita con Bean. Giocare gatto, eh, Scudo, Scudo e Buffai Taunt. Oppure. Vendo il Mullock. Il Muillo è probabilmente il pezzo più debole qui. Se io non avessi giocato contro il morto. Forse avrei venduto Bean. Però, poiché sono contro il morto e quindi diciamo che ho la vittoria. Assicurata, si spera. Mi prendo un turno di Bean. Mi prendo amabilmente un turno di Bean. Faccio, faccio tutti i buff che servono. Sono bei buff, eh? Perché questo sono quel più 4 attacco e tanta roba. Attenzione, vediamo. Vuoi dire se hai perso un po' di tempo? Perché quella tra i due va presa. Ok, l'ho presa. Mi sono piaciuto. Poi è ritardo Amalgadone. Niente, qua cercavo Maganon. Qua cercavo Amalgadone, non l'ho trovato. Um, avete visto come ho rinunciato alla bike? Ho rinunciato a tutto per cercare Amalgadone. Ma tanto non era importante. A me, a me interessava assolutamente lì um, trovare Amalgadone. Non l'ho trovato poco male. Mm, non siamo neanche così forti, potremmo addirittura perdere contro lui. Eh? Ma ci siamo peggiorati. Cioè, in, board, in questo turno qua, contro il morto. Ci siamo peggiorati perché abbiamo venduto. Ehm, Cos'è che abbiamo venduto? Un pezzo buono. Il pezzo con. Ve con, ehm, con veleno. Per, per nulla. Per praticamente baffare un pochino. Quindi assolutamente è stato. È stato brutto questo turno. In termini di board. Però dovrebbe migliorarci tra a due turni. Quindi questo. Questo turno qua dovrebbe migliorarci. Occhio, controllare sempre l'avversario. Occhio che l'avversario è un cleave. Quindi. Io devo tenere questo... Um, questo positioning. Assolutamente. Devo assolutamente tenere questo positioning. Anzi, magari mettere qualcosa davanti a fuori, Iper. Buono quello. Vediamo se troviamo un'altra Amalgadone. Non ho trovato il triple Bean. Questo è il motivo per cui non, prende, non bisogna prendere il triple Bean. Amalgadone? Niente. Nishba. Si prende la 4-5? Credo di sì. Cioè, la 25 che buffa Mac. Che lo sia buona. Queste tazzine non sono male, eh? sono dei bei buff. Ho tanti buff. Ora mi serve qualcosa per chiudere la board. E io ho un paio di roll. Due tre roll. Per, perché io devo togliere, dovrei togliere Behana al momento. Uh, oh, attenzione, un'altra 5-2. Ottimo. Un altro, un altro pezzo che discoverà in Ottimo. Ho poco tempo. Vedete come velocizzo quando gioco. Quando esce la corda. Niente, Amargadone. Niente, Amalgadone. Eh, eh, eh. Mi sono incastrato. Devo prendere quello scuro di vino. Muoviti. Gioco. Ok. Mazza che turno. È stato un turno, turno tosto questo. È stato un turno molto, molto tosto. Ehm, la cosa figa è che ho anche posizionato alla fine. Cioè, nel casino, nella difficoltà... Sono anche riuscito a posizionare. Quel cleave è andato malissimo per lui. Questo train è andato benissimo. Mamma mia. Mamma mia, che belle cose. Uh, che lugubre. Per... Uh, che lugubre destino, mia cara Maiev. Mia cara Maiev, l'abbiamo asfaltato. Asfaltato. Um, allora, partita abbastanza clean. Direi partita abbastanza clean. È stato bello da questa partita. Tanto abbiamo finito a 21 kp, Quindi, diciamo che è andata. Molto bene, molto bene. Um, come vedete, allora, non è che abbiamo aierollato in modo terribile. Abbiamo trovato un Bean hyper late. Ci siamo, siamo arrivati a una build buona per Behan, sì, ma con calma. È che quando mancano le bestie, tu spesso incontri delle fai win con, con Deathwing. E questo ti aiuta assolutamente tanto. In più, essere saliti a Taviana 6, assolutamente pagato. Ha pagato un bel po'. Quindi uh, ho capito quando uh, non potevo più migliorare la Taviana 5. A meno di triple incredibili. E quindi ho livellato 36 6 e 6. Poi siamo riusciti a, a migliorarci volta per volta. Questo è assolutamente importante. Credo sia una partita che possa insegnare molto. Forse. Speriamo. Ragazzi, al prossimo video. Ciao.